L'hai visto anche tu? E come sospettavo, ci sono degli esseri talpa che vivono sottoterra, proprio come ho letto in questo libro. Ascolta questo passo, Aparizia. Nei primi anni di questo secolo, alcuni importanti studiosi ventilarono l'ipotesi, però, di una sconosciuta civiltà di esseri talpa abitatori di grotte sotterranee, la cui entrata si troverebbe al Polo Nord. Ne deduco che dobbiamo recarci al Polo Nord, grande Malefix. Esattamente, Aparizia, esattamente. E quando saremo arrivati al polo, conquisterò questi esseri talpa. E dopodiché dal sottosuolo soggiogherò il mondo. Presto, partiamo subito. Così, le mie rivelazioni erano esatte, amici. Malefix è partito alla conquista degli esseri talpa e io vi consiglio di non perdere tempo e di fermarlo al più presto. Vorrei tanto potermi unire a voi, ma purtroppo ho degli altri impegni molto urgenti, lontano dal vostro pianeta. Buona fortuna. Ehi, se lassù al polo bisogna entrare in una grotta per arrivare agli esseri talpa, io sarei adattissimo. Noi pipistrelli amiamo stare negli altri bui. Buona idea, sarei dei nostri. Oh, dici sul serio? Certo, Belfry. Beh, che cosa stiamo aspettando? Indossiamo le nostre uniformi. Andiamo a Acchiappafantasmi! Che cosa ti succede, Fantabuggy? Hai il raffreddore? Sì, è forte anche. Ho la febbre, dolori dappertutto. Non riesco a dormire, rischio una polmonite fulminante. E adesso voi tre. Hai sbagliato, siamo quattro. Tu hai sbagliato, tre e mezzo. Va bene, bando alle ciance, partiamo per il Polo Nord, è in fretta. Quali notizie dalla superficie, eh? Abbiamo visto una macchina molto strana, con delle luci. Sembrava che ci volesse attaccare. Ah. Se solo riuscissimo a trovare il modo di vivere in pace con loro, potremmo finalmente godere del tepore del loro sole e visitare il loro mondo sconosciuto, invece di vivere qua giù in questo buio. Silenzio, amici. Silenzio. Sto captando qualche cosa. Stanno arrivando delle creature dalla superficie e hanno uno strano aspetto, questo è certo. Forse queste però non vengono per rubare come chi le ha precedute. Può darsi che abbiano intenzioni pacifiche, ma dobbiamo stare molto attenti. Giù andate. Non perdeteli d'occhio, sono stato chiaro. Sorvegliate ogni loro movimento. Andate! Ma ricordate di fare molta attenzione. Gli abitanti della superficie ci hanno trattato male in passato. Perché non ci può essere pace e amicizia fra le creature della Terra? Avevi ragione tu, Malefix. C'è davvero un'apertura. Attenzione! Oh! Gli acchiappafantasmi devono essere al corrente dei nostri piani. Fai in modo che non ci seguano. Oh, con molto piacere, Cap. Allora, per prima cosa mi serve uno spazzanuvole. Ed ecco una bella valanga.
Ehi, fate attenzione! Bene, bene! Avranno il loro bel da fare per venire fuori! Mi piace viaggiare comoda, perfido Malefix, e sono certa che anche a te non dispiace. Andiamo, svelta! Ehi! Tornate indietro! Non potete lasciare i miei amici sepolti nella neve, vi prego! Tornate indietro, per favore! Tornate indietro! Indietro! Tornate! Tornate! Indietro! Indietro, 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 indietro! Ehi, ragazzi, tutto bene? Riuscite a sentirmi? Sì, Belfry, Grunt ha preso la situazione sotto controllo, vero Grunt? Esatto. Ehi, ciao! Sono davvero felice di rivedervi. Dove è andato Malefix? Nella grotta. Ah, bene, e vado avanti io, così sarò la vostra guida, d'accordo? Belfry, aspetta, non entrare là dentro da solo. Ecco il modo giusto di andare in cerca di guai. Accidenti. Accidenti davvero, Belfry non è all'altezza di competere con Malefix e Apparizia. Forza ragazzi, i Fantascooter. Ok, tutto a posto. Andiamo! Sì, andiamo! Mi si congelerà il motore a stare qua fuori. Vorrei tanto sapere se tutto va liscio là dentro. E va piano, strega! Non mi dirai che sei spaventato. Non c'è nulla che mi possa spaventare. Io penso di sì. Cavoli, stanno andando a tutta manetta quei due. Guardate, sembra che Apparizia abbia lasciato la scia. Beh, è stato carino da parte sua. Secondo il mio rilevatore di direzione, siamo sotto il Canada e li stiamo per raggiungere. Ragazzi, questo è un lavoro da acchiappa fantasmi. A furia di provarci ce l'hai fatta. Fammi il piacere di guardare dove vai d'ora in poi. A proposito di guardare, tu non hai la sensazione che qualcuno ci stia osservando, grande Malefix? Certo, e so anche di chi si tratta. Sono gli esseri talpa. Mi è rubata di ritirata! Dove crede di andare quello? Bel colpo! Abbiamo sistemato anche quella sottospecie di acchiappa fantasma! Ma non è ancora finita! Una delle mie dilette creaturine gli terrà compagnia! Che brutto! Che
sei che brutto! Avrai arguito ovviamente che se Belfry è qui, anche gli altri acchiappafantasmi non possono essere molto lontani. Oh sì, certamente. Per questo proseguiremo con la massima rapidità. Cattivi se ne sono andati. Che facciamo? Aiutiamo quel piccoletto? No, vedo che ne stanno arrivando altri. Magari sono cattivi anche loro. Aspettiamo, aspettiamo. Ma questi sono gli acchiappafantasmi! Guardate, questa deve essere opera di Aparizia, lo smaterializzatore. Grunt, tu lavora di forbici, per favore. Le forbici, ok, capo. Oh, ragazzi, fate presto, per favore! Cerca di resistere ancora un po', Belfry. Guarda, stanno aiutando quel povero piccolo. Non sembrano poi così tanto cattivi. Dobbiamo esserne sicuri. No, per favore, non fatemi del male. Non abbiamo alcuna intenzione di farti del male. Ecco, così va meglio. È tutto a posto? Certo. La ringrazio. Mi scusi tanto. Che razza di creatura era quella, Jack? Una specie di talpa o qualcosa del genere, immagino. Ma questo ha poca importanza. Quello che conta ora è che Malefix ci sta distanziando ogni momento di più. Già, i nostri fantascooter non sono abbastanza veloci in questo caso. Se solo avessimo con noi... Sì! Ehi, che piacere vederti, Fantabuggy. Faceva freddo là fuori e poi ero sulle spine per voi, ragazzi. Oh, davvero? Beh, ora abbiamo ogni cosa, quindi occupiamoci di quel dannato Malefix. Ci penso io! Belfry, resta con noi! Ecco che ci riprova. Ma questa volta avrà gli acchiappafantasmi a suo fianco. E così i cattivi sono potenti e molto pericolosi, hai detto. Sì, e non ci si può assolutamente fidare di loro. Sono uguali a tutti quelli che sono venuti nel nostro mondo in passato. Capisco. Ma gli altri sono pacifici e meritevoli della nostra fiducia? Sembrerebbe di sì, grande Talpor. Mi hanno persino aiutato. Allora noi dobbiamo fermare i cattivi e aiutare gli altri che in qualche modo hanno già cercato di aiutare noi. Sì, ferma! Ferma, ti ho detto! Ehi, è l'Old Faithful, il geyser del parco di Yellowstone. Carino, vero? E noi ci siamo proprio sotto. Allora, mio grande maligno, suggerisco di andarcene da qui. Restate fermi dove siete. Che diavolo siete? Io sono Talpor, il signore di tutto il mondo sotterraneo, e tu sei il male, lo so. Io sono un male, Fix, se non ti dispiace. Che cosa cerchi qui?
Su, forza ragazzi, facciamoci sotto. Io, Malefix, prendo possesso di questo posto. Ehi, avete sentito uno di Malefix agli esseri talpa? Gli acchiappa fantasmi! Così imparano ad impicciarsi. Rimarrete prigionieri per sempre. Ti faccio vedere. Aparizio, fermali! Adesso ti sistemo io una volta per tutte! Il livello dell'acqua sale! E adesso cosa diavolo? È il geyser! È l'All Faithful ed è puntuale come sempre! Guarda un po' che cosa mi tocca vedere! Ne ho abbastanza, brucia! Torniamo alla Fanta Centrale! Bene, ragazzi! Anche per questa volta ci siamo liberati di quel pazzo! Bene! Già, è il caso di dirlo due volte. Ok, bene, bene. Anche voi avete gli stessi grandi poteri dei cattivi? Oh, no, noi usiamo i poteri che abbiamo solamente per... Per far sì che le cose vadano meglio per tutti. E ditemi, siete in grado di migliorare le cose per me e per il mio popolo? E perché mai, Talpor? Vedi, il vostro mondo qua giù non ha proprio nulla da invidiare al nostro mondo lassù. Anzi, io penso che il vostro mondo sia bellissimo. Sì, forse perché sono un pipistrello. Pensi davvero quello che hai detto? Oh, certamente. E ricordati, Talpor, adesso hai degli amici lassù, noi. E se il perfido Malefix osasse ancora ritornare qui? Chiamaci! Ci penseremo noi a sistemarlo! Noi desideriamo soltanto vivere in pace. Così come si usa fra veri amici. E adesso anche noi siamo amici, non è vero? Grazie a Acchiappa Fantasmi! Questo è l'All Faithful del Parco Nazionale di Yellowstone, il geyser più bello del mondo. Il perfido Malefix non l'ha saputo apprezzare, ma le persone avide in genere non sanno cogliere il lato bello della vita. Per quanto riguarda Talpor, invece, lui è contento dove sta. E questo è molto bello. Tutti noi dobbiamo imparare ad apprezzare le cose che abbiamo. Solo in questo modo si può essere veramente felici. E la vita, beh, la vita può essere meravigliosa. Ciao, ci vediamo.